bipedi e becchi archivi. Vediamo. Mi hai incuriosito. Amici di Striscia Salve, ci troviamo ad Aosta con Ercole che ha una segnalazione da fare, un disguido, una stranezza. Che cosa ti è successo? Mi è successo che mia mamma morendo ha lasciato dei buoni fruttiferi postali. Ecco, ma l'hai scoperto dopo, perché nel 2012 è morta mamma, nel 2016 ti sei insospettito e hai chiesto alle poste ufficialmente se per caso mamma avesse dei buoni fruttiferi postali. Hai fatto una richiesta ufficiale. Ho fatto una richiesta nelle poste in cui potessero essere esserci questi buoni fruttiferi. Per interrogare gli uffici di Aosta e Messina su vecchi buoni fruttiferi, Ercole spende 57 euro, ma risponde solo l'ufficio di Aosta, dicendo che le ricerche hanno dato esito negativo. Qualche settimana dopo, una nipote lo contatta. E che cosa ti dice? Mi ha chiesto, zio, mi viene a firmare dei buoni fruttiferi che mi ha lasciato la nonna. Combinazione nelle poste in cui io avevo fatto richiesta a Messina che vale d'Aosta. No. Addirittura, quindi c'erano davvero dei buoni fruttiferi, perché la nipote poteva esibirne una prova. Dice, ma allora come mai a me hanno detto che non c'era nessun buono fruttifero? Eccole in compagnia di un'amica si reca all'ufficio postale per ricevere spiegazioni. Non esiste un sistema informatizzato, un database, ma allora di conseguenza bisognerebbe andare esattamente all'ufficio postale dove ci... E se uno non lo sa... Sì, ma noi non possiamo neanche fare una caccia di dopo. Si vuole dopo un po' a caso, giusto? Nei momenti in cui sono in scadenza, vengono presi e vengono avvisate le persone? No. Ripeto, perché non abbiamo la grafica. Ma certo, per ricerche così complesse servirebbe un archeo ricercatore specializzato. Buongiorno, sì, sono il ricerca e siamo usato lì. Sì, grazie, stavamo però cercando dei quattrini, ha capito? Non è che stavo per... Se sono lì, quindi guardi, noi siamo usato, li cerchiamo così. Lei mette a disposizione la sua professionalità, magari, per le poste italiane, che noi dovremmo interpellare, perché pensate quante persone possono avere diritto a incassare dei buoni fruttiferi postali, di cui magari ignorano l'esistenza. Andiamo a sentire le poste, che cosa ci... Lei al limite mette a disposizione la sua professionalità nel campo delle ricerche... L'archeo ricercatore si mette all'opera. Fermo, fermo, si fermi, hanno trovato i buoni del signor Ercole, li hanno trovati, quindi non è più necessario. Anzi, Poste Italiane ci fa sapere che per i buoni emessi dal 1 marzo 2004 in poi hanno un sistema digitalizzato molto efficiente, riescono a trovare tutto e ovunque, mentre per i buoni fruttiferi postali, quelli molto datati, devono fare una ricerca manuale, bisogna dire esattamente qual è l'ufficio postale e dove cercare. Se avete bisogno di una ricerca manuale su documenti molto datati, cercate di essere più circostanziati possibile per evitare disguidi, sviste, errori o quant'altro. Diciamo quindi che solo per ora è tutto. Moreno Morello, a voi Striscia.